Ehi, Ferinian, tu non hai una qualche abilità che potrebbe tornarci utile? Gna? Beh, io... Non ci potevo credere. Dico, non lo farà sul serio, e invece sì. Ehi, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Yokai Watch 4. Nello scorso video ho cominciato le missioni per il capitolo 4. E facendo la conoscenza di Alistair, Jack e Perla, abbiamo saputo che c'è uno yokai che si chiama Nonna Scura che sta infestando una casa, che sembra essere la casa di Alistair, anche se non credo che sia la sua, ma non è poi molto chiaro questo punto. Ad ogni modo lo capiremo più avanti. Ho cominciato anche le missioni chiave e me ne manca solo una per poter avanzare nella storia, quindi facciamo un po' sta missione chiave, vediamo qual è. Un K per amico. Nella Val d'Oro Alta del passato un'anziana signora ha bisogno di aiuto. Corriamo a vedere di cosa si tratta. Eccola qui. Salve signora, potrei fare una domanda? Ok, gentile, mi ricordi me e mio marito quando eravamo giovani? Ha bisogno di qualcosa? Chiedimi pure tutto ciò che vuoi. Lei ha conoscenza delle strane voci che girano in città? Intendi quelle di Cerie sugli yokai? Sì, ne so qualcosa. A dire il vero sono preoccupata per mio nipote. Sta dicendo che è successo qualcosa a suo nipote? Non saprei con certezza, sai, quel ragazzo è piuttosto riservato. Non mi racconta mai niente di quello che gli succede. Ora, ad esempio, si è messo in testa di voler catturare quello yokai. Stamattina ha detto: Nonna, vado al fiume a prenderlo. Per questo sono preoccupata, spero che stia bene. Ah, perché non riesce a divertirsi normalmente come i suoi coetanei? Purtroppo non credo di poter fare qualcosa per dissuaderlo. Dovreste pensarci voi, che ne dite? Signora, farò del mio meglio, però non le prometto nulla. Whisper, sì, Qual è questo che stava qui? Ah, oh! Scusate? Che succede, ragazzi? Beh, tua nonna ci ha chiesto di venire a controllare se stessi bene. La nonna, hai detto? Ah, si preoccupa sempre troppo per me. In ogni caso, come puoi vedere, sono sano e salvo. E c'è anche una signorina qui vicino, quindi tela. Non ho dato troppe spiegazioni per paura di non essere creduto. Sai, non sono una persona così spigliata, diciamo. Anzi, a dire il vero, avere troppa gente intorno mi mette un po' a disagio. Capisco. Sapete, sono sempre stato un po' insicuro di me stesso, per questo sono deciso a venire qui. Potrebbe essere colpa di uno yokai. Quindi è per questo che sei venuto di persona a cercarlo qui nei dintorni? Proprio così. Non volevo che nonna si preoccupasse ancora per me, ma a quanto pare mi sbagliavo. Qui non sembra esserci granché. Forse dovrei tornarmene a casa e lasciar perdere tutto questo. Qualcosa mi puzza. Dovrò perlustrare quest'area. Ah, eccolo qua. Ah, questo è il K impiegato, signor K, un K impiegato. Quindi il responsabile di tutto questo era un K? Ehi tu, voglio piantare una volta per tutte, stai infastidendo gli abitanti. Ho forse causato qualche problema per caso? I K sono gli yokai più antichi e conosciuti del Giappone, anche al di fuori del Giappone. Non fare l'ingenuo, Jack, potrebbe attaccarti di sorpresa. Ehi tu, piacere di conoscerti, io mi chiamo Link. Io sono Cole, molto lieto. Io invece sono Jack e lui è il mio amico Alistair. Oh, capisco, io sono signor K, il piacere è tutto mio. Ma che avete tanto da ridere? Questo tizio è uno yokai. So via, Alistair, perché non fai il ragazzino educato per una volta? Ah, sì? E perché tu invece non chiudi quella dannata bocca? Oh, come preferisce lei, signorino? Strano. Bene, ora torniamo a noi. Che cosa volevi da quelle persone? Non avevi mica intenzione di annegarli nel fiume, vero? Cosa? Certo che no, non farei mai una cosa del genere. La verità è che quei due ragazzi mi ricordavano me e mia moglie. Lui era il marito della signora. Vuoi dire che tu sei sposato? Ma è incredibile, quindi anche gli yokai possono sposarsi? Ovviamente! Ultimamente i matrimoni yokai sono aumentati a dismisura. È vero, ho la fortuna di avere una splendida famiglia. Allora non è lui. Ma ora con i figli che crescono ci farebbe comodo qualche soldo in più? Hai visto, Alistair? Te l'avevo detto che non era uno yokai malvagio. Lui da dove spunta? E poi anche gli yokai hanno una famiglia, proprio come noi umani. A proposito di questo, avete degli Yokai Watch con voi se non erro? Sì, proprio così, ma come fai a conoscerli? Ma certo, che idea incredibile! Ragazzi, è arrivato il momento di usare i vostri orologi! Per accertare che il signor K non ci stia effettivamente mentendo. Dobbiamo
dobbiamo costringerlo a lottare. Insomma, allora che ne pensate? Che cosa? Non se ne parla! Costringere un yokai a combattere è sbagliato, Alistair! Non è... Sì, tu lo pensi ma non lo fai. E tu che mi dici, Cole? Mi dispiace, ma anche volendo non so se riuscirei ad evocarlo. È vero, il tuo orologio è diverso dagli altri, per così dire. Hai sentito, Alistair? Spero che tu abbia capito adesso. Stai dicendo che non è possibile obbligare un yokai a combattere? Ma allora, perché i vostri yokai lottano quando li evocate? Se quello che mi avete detto è vero, come spiegate questo fatto? Beh, è semplice, perché gli yokai sono nostri amici, Alistair. Dopotutto, anche tu faresti la stessa cosa se il tuo amico fosse in difficoltà. Come vedi, umani e yokai non sono per così diversi tra loro. Esatto. La penso esattamente come te, Link. Hai detto delle belle parole. Ogni umano crea un legame indissolubile con i suoi yokai. Un legame indissolubile? Fantastico, meraviglioso, commovente, splendido! Signor K, che ti prende? Questi vostri discorsi mi hanno emozionato. Quindi, che direste se diventassimo amici? Come? Cosa sono quelle facce? Voglio unirmi a voi, ragazzi! Vi metterò a disposizione la mia eccellente e rinomata loquacità. La tua loquacità? E a cosa pensi che possa servirci, scusa? Non fare caso a lui. Saremmo felici di averti in squadra. Grazie mille, vi assicuro che non ve ne pentirete. Parola di signor K. Le sue ragionatorie potrebbero tornarci utili in futuro. Ma Summer dov'è finita? Non c'era prima, mi pare. Boh. Allora, che facciamo? Bene, è tuo momento. Coraggio, signor K. Sì. Quindi, quali sono i tuoi interessi, donna? Ah, sì. Beh, i miei interessi sono... Il mio interesse principale è la musica. Compro sempre un sacco di dischi. Davvero? Anche a me piace molto ascoltare la musica, sai? Ma è fantastico! Sai, l'altro giorno ho acquistato anche un giradischi. Ah, l'artigianato moderno. Se ne potrebbe parlare per delle ore. Anche mio nonno ne aveva uno, ma col tempo si è rovinato. Caspita, mi dispiace molto. Una signorina che si interessa di musica e che le dispiace, se anche magari non è vero, per il giradischi della nonna, ma va bene. Sembra che abbia funzionato tutto alla perfezione. È stupida come cosa, ma fa ridere. Ma certo, benvenuti in squadra! Ecco qua il biglietto della visita, sarà la chiave. K. Si chiama K. Come K. L'altro yokai che si chiama K. Se avrete bisogno del mio aiuto, non esitate a chiamarmi. Inoltre, da me potrete anche acquistare dei cetrioli da leccarsi i baffi. Ti stai autopubblicizzando? Direi che è un'ottima idea, non siete d'accordo? Non so se sia ottima, ma bizzarra sicuro. Volete perdonarmi? Mi sono lasciato un po' trasportare. Dice salari, perché è salario, no? Bene, sembra che abbiamo risolto un altro mistero. Ben fatto, detective. Questo è l'ultimo mistero. E ora... che abbiamo finito le missioni chiave, possiamo andare nella villa. Esatto. Eccoci qua. Tre nuovi amici. Bene, ci siamo tutti. Ma prima abbiamo una domanda da porvi. Cosa c'è adesso? Volete scoprire il segreto della mia bellezza, indovinato? Vorremmo sapere qualcosa in più su Donna Oscura, potrete aiutarci? Chi? Io supplico, ragazzi, il mio taglio potrebbe anche essere fondamentale. Mi dispiace, ma io non so di cosa state parlando, Nia. State dicendo che non l'avete mai sentita neanche nominare? Mi dispiace, ma io non so di cosa state parlando, Nia. Sì, anche io non ne so niente, purtroppo. Come si suol dire, non c'è due senza tre? Mi dispiace, gente. Ma com'è possibile? Siamo sicuri che siano proprio loro gli yokai che ci servono? Cosa, cosa? Feyan, signor K e Retengu sono yokai molto potenti. Sono certo che abbiano un potere nascosto davvero incredibile. Oh, guardate che ora è. I cetrioli non si comprano da soli. Cetrioli, hai detto? Ho giusto finito le mie maschere di bellezza. Io invece penso che me ne andrò a letto. Un sonno. Si è tormentato in piedi. Quel gatto mi ricorda G. Banyan. E non solo per l'aspetto fisico. Ehi, Ferignan! Tu non hai qua una qualche abilità che potrebbe tornarci utile? Gna? Beh, io...
Non ci potevo credere. Dico, non lo farà sul serio. E invece sì. Per il futuro vi consiglio di non camminare mai dietro di me, gna. Ho un brutto presentimento, ragazzi. E se ci fossimo sbagliati? Mi sa pure a me. Non curiamoci di loro adesso. Yare, yare. Forse incamminiamoci verso la villa. Sono sicuro che ve la caverete tranquillamente anche senza questi tre. Va bene, lascia fare a noi. Benissimo, tutti nella villa allora. Cerchiamo un po' di darci da fare. Ma guarda un po', un altro sigillo tri salamandra. Bene, entriamo allora. Vediamo cosa ci attende. Takashiro Manor. Che strano. Qui dentro sembra tutto piuttosto tranquillo. Questa atmosfera mi mette i brividi. Ma che lo dici, gna? Cosa darei per una bella barretta di cioccolato? Cosa? Anche a te piacciono le barrette di cioccolato? Ah, certo che voi gatti non cambiate proprio mai, eh. E poi sono velenose per i gatti, quindi non capisco come facciano a piacermi, ma ok. Non distraiamoci, ragazzi. Questo posto pullula di yokai molto forti. Lo yokai watch si trova nella mia stanza, secondo piano. Andiamo. Allora, questa è casa sua e va bene, l'abbiamo capito. Ma... oh, ma ci sono yokai cattivi qui, eh. Kamikappa. Non mi ha visto? Questo cosa significa? Ah, devo andare là. Ma no, aspetta, aspetta, amico mio. Qua c'è altro da fare. Cioè, no, no, no. Allora, Kamikappa o non mi ha visto. Ora mi ha visto, sì, sì, sì. Ma dato che c'è Rivela qua sopra, voglio prendere Rivela. Così almeno posso fare la missione. Meglio, ci provo a prenderla. Poi magari non la prendo, ma almeno ci ho provato. Tre bambole di fuga. Sì, il gioco fornisce spesso e volentieri bambole di fuga, non capisco perché. Troppe ne dà. Ne dà davvero troppe. Due Rivela, beh, almeno una la becco, dai. E poi qua mi sa che potrei farmarci un pochettino, perché Elf Eterno ha una difesa davvero importante, eh. Ah, eccola qui, va. Ah no, non era? A parte che ci vuole comunque più volte a sconfiggere uno yokai per riuscire a poi a farlo dall'anima. E non ho idea se, di come si possa grindare più facilmente, ma... ok. Mission completo, ok. Prova qua dentro? Bene. Cosa? Perché la porta è chiusa a chiave? Come sarebbe a dire scusa, ora che facciamo? Temo che l'unicondo possa sfondare questa porta. Ehi, guardate là! Oh no, quella è nonna scura! Ma è disgustosa! Non si mette bene, gente, ci ha provisti secondo voi? No, non credo. Forse siamo ancora in tempo a fuggire. Forza, andiamo. Dannazione, ci eravamo quasi. Ragazzi, da questa parte. Ma chi è? Ehi, avete sentito anche voi? Certo che abbiamo sentito, forza, di corsa al piano superiore. Bene, siamo riusciti a scappare. Caspita, che spavento, ce l'abbiamo fatta per un pelo. Oh, che sollievo. È un piacere vedervi sani e salvi. E questo chi è? Perché sono tuo parente, Whisper? Benvenuti, mi chiamo Spiridomo e mi occupo della gestione della villa. Fate come se foste a casa vostra. Salve, collega, come va? In effetti la somiglianza è davvero impressionante. Beh, incontrare tre balletti come noi non è cosa di tutti i giorni. Ah, davvero? Oh, così mi lusingate, ragazzi.
Siete voi valletti perfetti, piuttosto. Quanta gentilezza in un solo spirito! Lei è un valletto eccelso, spiritomo! No, insisto. Siete voi ad essere i migliori in circolazione, garantito. No, siete voi! No, siete voi! Ora vi dico io cosa siete. Tra l'altro c'è spiritomo nel ritratto, va bene. Ma che sta succedendo? Sono confusa quanto te. Ah, basta così, vi prego! Grazie per averci salvato prima, spiritomo. Te ne siamo grati. Nessun problema. Sapevo che nonna scura non sarebbe venuta a cercarmi qua. Sono stato io a chiudere la stanza, signorino. L'ho fatto per sicurezza. No. Come? Hai rischiato di metterti nei guai solo per chiudere una porta? Confermo, questo ti sei identico a Whisper. Lascialo perdere, spiritomo, non sa quello che dice. Non arrabbiarti, Alistair. Ha fatto quello che era giusto dopo tutto. Sì, credo che tu abbia ragione. Avanti, spiritomo, dammi la chiave. Tutto bene? Ecco, credo di aver smarrito la chiave da qualche parte qui intorno. Non direi sul serio. È la verità, purtroppo. Ma sbaglio o sei tu ad occuparti della casa? E con questo anche nei valletti commettiamo errori a volte. Il mio collega ha ragione, siamo liberi di sbagliare quando vogliamo. Va bene, ma non comparirmi più davanti in questo modo, intesi? Ragazzi, questa faccenda è... irreale. Dovrei aver lasciato la chiave nella sala centrale della villa. Perché? Vi chiedo scusa, ragazzi. A quanto pare dovremmo aiutare Spiridomo. Sì, e cerchiamo di stare attenti a quel mostro. Non deve scoprire che siamo qui. Ah, beh. Ora ho capito a cosa sono quelle impronte. Mi sono ricordato appena adesso. Bene, sembra che abbia tutto sotto controllo. Buona fortuna, ragazzi. Dunque, quelle impronte che ho visto prima per terra... Eccolo, ora ce lo dice anche lui. Il terribile Yokai Nonna Scura si aggira all'interno della residenza Mount. Mentre esplori la villa, fai attenzione, potrebbe vederti e catturarti. Per trovare la chiave della stanza, dai un'occhiata per terra. Premendo L potrai anche sgattagliorare furtivo senza farti notare. Non seguire mai Nonna Scura, si accorgerebbe di te. Se ti scopre, dovrai ricominciare da capo, partendo dalla stanza di Alistair. Quindi Nonna Scura è qui, ci stai dicendo? Qua c'è altro? No, quindi nella soffitta Nonna Scura non ci va perché è matta. Va bene. Non è un gran problema, allora. Allora, vediamo un po'. Ok, qui non ci viene. Allora. No, di qui non se ne parla, di passarci. Cazzaruola. Ecco, mi ha preso. Non ci ho fatto... qui non, proprio, non l'ho visto proprio che c'erano le impronte. Sì, stai tranquilla però, mo non è che può fare come te pare. Dunque, lei va sotto ora. Devo capire il percorso che fa però. Ah, ho capito, certo. Entriamo qui, bene. Ok, allora... chiave multicolore? Vabbè. Dunque noi siamo entrati da là. Ok, perfetto. Quindi ora devo... uscire da qua secondo una normale logica umana. Ok, ci picchia. Cazzaruola. Ok, perfetto. Allora, devo andare nella sala centrale, giusto? È un po' a capire che giro famo questa.
La sala centrale, quindi qua dentro? Intendeva il maggiordomo? Oh sì. Sarà questa la stanza centrale? Ah, sono così nervoso. Nonno Spura fa davvero tanta paura. Hai ragione. Se Tate fosse con noi sarebbe già scappato da un bel po'. Sarà anche spaventosa, ma rende il tutto molto più avvincente. Cazzatina? Oh no, eccolo di nuovo! E guarda laggiù, quell'oggetto che brilla, che sia la chiave? Ma come faremo a prenderla con nonno Spura nella stanza? E se provassimo a distrarla? Ehi, quell'orologio! Bene, ormai non ci manca molto, ragazzi. Forza, prendiamo la chiave. Sì! Quindi nonno Spura sta lì con la chiave. Ok. Ma se mi si bugga là, buon per me, eh. Bene, ho preso la chiave. Allora, sta lì alla porta, no? Ok, fammi vedere un po'. Ah, ok. Sì. Bene, bene, bene. Bene, bene, sotto al tavolo. Dai, 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 let's go, let's go, let's go. Ma questo che mi interessa di più. Buono, ananas, perfetto. E andiamo. Ok, nella stanza di Alistair. Ok, sono tornati gli yokai normali. Rivela, combattiamo. Questo qua niente. Entriamo nella stanza. Bene, ora che abbiamo la chiave possiamo finalmente aprire la porta. Mi ha un po' di mal di stomaco. No, Ferdinand, così ci farei scoprire. Cerca di controllarti, ti prego. Tranquilli, la tattica del silenzioso male tale funziona sempre, gna. Ah, non cambi proprio mai. Ah, oh no. Ah, che sensazione piacevole. No, così non va, ci ha scoperto un'altra volta. Ma come ha fatto? Ha un dito da urlo quella vecchiaccia. Caspita, non ci voleva adesso? A questo punto non possiamo tirarci indietro, dobbiamo sconfiggerla. Dici sul serio? Ma potrebbe essere pericoloso. Non abbiate paura, fidatevi di noi. Va bene, ma fate attenzione, noi entriamo nella stanza di Alistair. Vorrei entrare anche io per salvare il gioco, se fosse possibile. O non si può. Oh, sono con Jack? Grande. Ok. Vediamo un po' un attimino cosa c'è qui intorno. Ci sono oggetti da raccogliere. Mandarino, brioche dell'anima. Ah, oh, che bel riferimento. E medicina disgustosa. Cos'è questo, lo Yokai Watch? Vediamo un po'. Ah, bello. Ma questo è... Sì, sembra proprio uno Yokai Watch. Già, che vi avevo detto, ragazzi. Sapevo che l'avremmo trovato qui. Un nuovo Yokai Watch, eh? Avverto un grande potere provenire da esso. Molto bene. Vorrà dire che lo sarò per riprendermi l'anima di mia sorella. Ma che... Sembra che l'orologio ti abbia rifiutato in qualche modo. Ma perché? Forse non sono forte abbastanza per controllarlo? Oh no, adesso che facciamo? Ehi, Jack, perché non provi tu a indossarlo? Come? Io? Lo Yokai Watch è lo strumento che collega umani e yokai. A quanto pare io non sono ancora degno di indossarlo. Ma forse tu? Stai dicendo che lo Yokai Watch avrebbe scelto me? Non avere paura, Jack. Tutto dipende da te adesso. Tutto dipende da me. Eh sì.
Ok, Watch origine 0. Non ci credo. Ha funzionato veramente. Ce l'hai fatta. Ma perché avrebbe scelto te? A quanto pare toccava a lui fin dall'inizio. Oh yeah. Cosa? E questi da dove sbucano? Dobbiamo sconfiggerli, Jack. Sì, hai ragione. State indietro e lasciate fare a me, ragazzi. Gna? Sei stato tu ad evocarmi, Jack? Ha funzionato tutto alla perfezione, fantastico! Ben fatto, amico mio. Sì. Ascoltami, Ferien, mi serve il tuo aiuto per sconfiggere quegli yokai. Lascia fare a me, non ti deluderà. Molto bene, e ora, signor K, Retengu, venite fuori, tocca a voi! Salve, Retengu, hai ricevuto i centrali che ti ho mandato? Certo che li ho ricevuti. A proposito, erano davvero ottimi, ti ringrazio. Non distraetevi, ragazzi. Ora pensate solo alla battaglia, d'accordo? Sono sicuro che non mi deluderete, amici. Forza, iniziamo! Calderino. E no, no, no. Che nome strano, no, no, no. Bomba Oni? Ok. Ok, non è proprio il massimo della vita, ma... Oh, bene! Più veloce e più forte, ovviamente. Però si finisce subito. Ah, ok. Ah, cioè, tutti quanti aumenta. Non solo me. Mi sembra infatti che stessimo facendo un disastro incredibile. Gna, una vittoria schiacciante! Fantastico, grazie dell'aiuto, ragazzi! Ah, non c'è di che. Bene, bene, bene. Le mie congratulazioni, Jack! Sei stato sensazionale! Alistair ha ragione! È stata una lotta magnifica! Oh, beh, vi ringrazio! Così mi fate arrossire. I suoi amici hanno ragione, lei ha delle abilità fuori dal comune. Oh! Spiridon, ma che fai? Non spaventarci in quel modo. Eccomi, Jack, scusa per il ritardo. Allora, che di loro devo sistemare? Non ti scaldare, Susano. Era solo Spiridomo. Ah, quasi dimenticavo. Come staranno gli altri? Spero che vada tutto bene. Non mettermi paura, Perla. Oh, state tranquilli. Al momento si trovano a piano terra. A piano terra? Potrebbero aver attirato un'oscura fin là. Forse dovremmo andare ad aiutarli. Più siamo meglio è, giusto? Andiamo! Sì, però magari lo facciamo nel prossimo episodio, eh? Diciamo che oggi abbiamo avuto fin troppe emozioni. Beh, direi allora che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo episodio sconfiggerò ovviamente Nonno Oscura. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo come sempre al prossimo episodio. Bye bye!